Siamo con Fabio Pompanin, 46 anni, titolare del ristorante Al Camin di Cortina, ma soprattutto numero uno della cucina di Casa Italia qui a Pechino. È stata un'impresa piuttosto complicata, per lo chef delle ultime tre edizioni di Casa Italia, edizioni olimpiche ovviamente. Quanto è difficile è stato organizzare tutto questo? Ma indubbiamente questa delle tre Olimpiadi che mi ha fatto è stata quella un po' più difficile sotto il profilo gestionale e soprattutto anche dettato dal fatto del protocollo Covid che qui in Cina è molto rigido e rigoroso. Vi faccio un esempio, anche solo il prezzemolo che entra nelle nostre cucine viene sottoposto al test del Covid. In cosa consiste? Arrivano gli ispettori del governo e tutta la merce che viene acquistata viene fatta sottoposta ad un controllo particolare e se passa l'esame del test del Covid può essere utilizzata in cucina. Altri alimenti italiani sono stati sottoposti a questo tipo di test? Allora, alimenti italiani ne abbiamo veramente gran pochi da poter utilizzare qua, ovvero della merce che fosse già stata stipata nei magazzini dell'albergo in cui lavoriamo precedentemente. Perché se si acquista la merce italiana nel momento in cui è partita l'Olimpiade, il governo non ce la lascia utilizzare, cioè bisogna solo utilizzare il prodotto interno loro. È vero che avete organizzato tutto questo da remoto, dall'Italia, perché diciamo per la rigida procedura che c'è d'ingresso in Cina, voi non potevate arrivare con largo anticipo? Sì, abbiamo fatto un gran lavoro dall'Italia, abbiamo avuto la fortuna di trovare qui all'interno dell'hotel San Regis dove siamo alloggiati uno chef italiano. Quindi è diventato un po' più facile poter dall'Italia parlare con lui e cercare di mettere in piedi i menu, i magazzini e tutto quello che ci comporta il materiale per poter lavorare, insomma. Vengono spesso ospiti cinesi qui? Ospiti cinesi non abbiamo visti tanto, abbiamo i collaboratori, sono tutti cinesi, che è veramente anche comunque gente simpatica e brava nel lavoro. E, tra i vari ospiti, diciamo, qual è stato il piatto più apprezzato fino adesso? Guarda, essendo la terza Olimpiadi posso dirti che sempre gli spaghetti pomodoro basilico sono il piatto che vince, perché chiunque fuori da casa un piatto di spaghetti al pomodoro lo mangia sempre volentieri.